A Modena, la mostra collettiva di artisti di arte visiva e artisti in performance in occasione dell'undicesima giornata del contemporaneo promossa da AMACI, Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, presso il Caffè Concerto di Piazza Grande. Fortemente voluta e curata da Laura Rebuzzi, la mostra, inaugurata sabato 10 ottobre, si potrà visitare e sarà fruibile al pubblico sino a domenica prossima, 18 ottobre. Ma scopriamone di più gli aspetti attraverso la stessa curatrice, Laura Rebuzzi, che ringrazio per essere qui insieme a noi. La prima domanda che vorrei farti è proprio quella, di sapere quali erano i tuoi obiettivi, cosa ti eri prefissa quando hai pensato ad un'iniziativa come questa, ad un progetto come questo? Allora, la prima iniziativa è da fare da trade union tra le strutture, microstrutture, bed and breakfast e l'arte del territorio locale, arti diversificate, musica, scrittura, pittura e quanto altro. Secondo, di far emergere i giovani. Terzo, di esportarli fuori dal territorio Emilia Romagna. Quarto, portarli all'estero, perché questo si coniuga molto bene con il turismo. Ne parlano tanto, ma l'effetto pratico è sempre minimo. Quindi ho detto, l'unica cosa che mi può dare questa facilità di poterlo fare è un evento molto importante patrocinato dal Presidente della Repubblica e dalla Camera del Senato, deputati a livello nazionale, e soprattutto da AMACI, che è il più grosso associazione nazionale dei musei di arte contemporanea che abbiamo in Italia, e collegata e patrocinata dall'estero. Quindi ho detto, se non lo faccio con loro non posso farlo con nessun altro. Quindi ho messo tutta la mia buona volontà per far sì che questa cosa si realizzasse. Beh, visti i risultati e tutto, diciamo, anche il Batash che ha anticipato questo evento, devo dire che è piaciuta subito questa idea, questo modo di interagire di vari settori che poi insieme vogliono, appunto, come dicevi tu, proporre un territorio, quindi esportarne il suo turismo, le sue peculiarità, le sue eccellenze anche nel settore dell'arte e della cultura. Sì, esattamente, e ho avuto molto appoggio soprattutto delle persone che io immaginavo neanche mi potessero considerare, perché erano già persone comunque arrivate, e che andargli a proporre delle cose molto semplici e molto molto normali non le considerassero. Invece ho visto che mi hanno detto che hanno anche loro delle grosse problematiche per trovarle, queste persone. Quindi ho messo a loro portata delle persone che sono sparpagliate sul territorio e che per problematiche economiche, per problematiche familiari non si possono far vedere nelle solite situazioni tipiche di grossi eventi. In questa maniera hanno detto, noi possiamo dare una mano per quanto ci compete, e le altre persone, gli artisti e quant'altro, mettere a disposizione tutto quello che loro possono per far vedere le loro capacità, le peculiarità. E a questo punto io, che potevo far da trade union tra l'uno e gli altri, l'ho fatto, insomma, spiegando le due problematiche agli uni e agli altri, e questa cosa sembrerebbe che ha reso felici tutti, non so come dire. Beh, questo è un grande successo, Laura, tuo personale. La mostra rimarrà aperta sino a domenica prossima, 18 ottobre. Già sì. Ci hai parlato molto anche di questa mostra, però ti posso chiedere ancora magari quali sono le caratteristiche, proprio in maniera specifica, di questa mostra. Allora, le caratteristiche sono che ci sono dei giovani artisti, giovani, ma non tanto di età, giovani proprio emergenti, però che hanno delle qualità enormi, soprattutto in qualsiasi tipologia di arte. Infatti io ho mescolato le arti, e parte dalla pittorica, perché AMACI chiaramente propone quadri e arte visiva, però visto che mi dava l'opportunità di utilizzare anche altre tipologie di arti, ho coniugato la musica con la scrittura. E esportabile come dicevo, ma soprattutto portarla anche all'estero. Infatti ho praticamente chiamato sul territorio dei personaggi molto validi di Oltralpe, dalla Francia, e loro mi daranno possibilità sia sul territorio francese che sul territorio di Napoli e sul territorio dell'Emilia Romagna di portare lo stesso format fuori e allargarlo continuamente e continuarlo a far girare il più possibile. Laura, a questo punto invece, prima di salutarti, vorrei sapere che cosa c'è nel tuo prossimo futuro, quello prossimo. Oh,
futuro è semplicemente riproporre questo format con questi artisti dovunque mi chiedono di andare, io ci vado, non è un problema, e soprattutto farli conoscere, loro non chiedono tanto, farli conoscere e far vedere che probabilmente anche queste opere, questi quadri, questa musica, queste cose scritte, non è poi così difficile trovare dei giovani, e ripeto, anche meno giovani, che fanno delle cose eccellenti. E far conoscere il territorio, sono del nostro territorio, portarli là e far venire quelli di là sul nostro territorio. Questo si muove turismo. Io con queste persone, 22 persone che sono venute sul territorio, ho mosso una marea di gente che ha chiesto prenotazioni dappertutto, e cercarle di fare nei momenti morti del nostro territorio, non quando ci sono tutte queste bellissime situazioni. Certo, è un progetto veramente molto bello e interessante, proprio perché lavora sull'intreccio di queste porte che si aprono e si collegano sempre su uno stesso obiettivo. Laura, siamo arrivati ai saluti. Io ti ringrazio ancora per averci presentato questa bellissima iniziativa, e sicuramente ci risentiremo presto per le altre tue tante idee. Grazie. Sì, grazie a voi, e saluto tutti gli artisti, tutti, non posso fare i nomi, ma tutti che hanno collaborato al 360 gradi per realizzare questa